Tra mari e giuri lasciasti tu terra da muri, non mori giù. Campi di grano bruciati tu soli, unita sai lo primo amore. È un po' un viaggio geografico e sentimentale nella Sicilia. Geografico perché io sono siciliano di Palermo e quindi ritorno sempre alla mia terra. Sentimentale perché sono molto legato a Palermo, alle sue tradizioni e alle sue bellezze. E l'opera dei Puppi è una delle tradizioni più sentimentali. Un tempo non c'era la televisione e l'opera dei Puppi era per il popolo palermitano quello che per oggi sono le telenovele. Figuriamoci che l'opera dei Puppi ha fatto delle rappresentazioni che sono durate fino a 392 puntate. E si raccontava le storie dei paladini di Francia, storie di amore, canzoni, storie di guerre, che oggi hanno ancora un valore attualissimo. C'era un grande rispetto tra i guerrieri pagani e i guerrieri cristiani e quello che trionfava era sempre l'amore, perché chi era musulmano si faceva cristiano per amore e chi era cristiano si faceva musulmano sempre per amore. E quindi è questo che trionfa, e trionfa l'amore e trionfa il rispetto tra i popoli e le persone. Non torni più. Ricordi più belli, Sicilia antica. Orlando era il paladino più famoso, però quello che il popolo amava di più era Rinaldo, perché al contrario di tutti gli altri paladini di Carlo Magno, Rinaldo era un cavaliere povero. Non aveva un esercito, non aveva castelli, non aveva possedimenti. E quindi era molto amato dal popolo siciliano proprio perché era un cavaliere povero. Prima abbiamo visto il cavaliere Orlando, adesso vediamo Orlando Furioso, che è diventato furioso, pazzo per amore per di Angelica. Angelica è là, è una principessa che è stata mandata, una principessa della Cina, del Cathay, che è stata mandata tra le truppe cattoliche per fare perdere la testa e non fare combattere i cavalieri cristiani. Tra i musulmani c'era anche Rodomonte, che era il capo dell'esercito che assediava Parigi, ed era nero e scuro, non si vedeva, combatteva di notte, ma anche lui si innamora di una principessa cristiana e anche lui si converte. Maria d'Avalos è una rappresentazione messa in scena da Mimmo Cuticchio, che era il re dei pupari di Palermo, con Sciarrino, che ha fatto la regia e le musiche. Racconta la storia della donna più bella di Napoli, sorpresa dal marito con l'amante e uccisa dai suoi sicari. E ancora di notte si sente nelle sale del castello la voce di Maria d'Avalos che piange e si dispera. Ci sono varie storie controverse sul finale. Pare che sia stata uccisa dai sicari e non dal marito, però la fine non cambia lo stesso, è sempre tragica. Moro, 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 ciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Lei è Bradamante, la più famosa e bella guerriera cattolica, fa innamorare tutti, ma rimane da sola ed è un cavaliere invincibile. Lui Agramante è il capo di tutti gli eserciti dei musulmani. Qui abbiamo Argalia, che è il cugino di Angelica. Questo invece fa parte di un'altra storia, Aladino, che anche lui è stato rappresentato dall'opera dei Puppi come favola. Baiardo è il cavallo di Rinaldo. Rinaldo abbiamo visto che è il più amato dei paladini di Francia dal popolo siciliano.
E Baiardo è un cavallo magico perché? Perché lui cerca di pensare come un uomo e cerca di anticipare quelli che sono i desideri e la volontà del suo padrone. E a volte è in contrasto anche con quello che vuole fare il Rinaldo e lo porta dove vuole lui. Rabicano, per esempio, è un cavallo che cammina ed è leggerissimo, non lascia orme, dove passa lui non se ne accorge nessuno. Ma Baiardo è il cavallo più umanizzato dell'opera dei Pupi. Arcangelo Michele era anche lui una specie di paladino armato, ma era un paladino celeste, ed era chiamato per consigliare i paladini, è mandato da Dio per consigliarli sulle loro strategie. Il Teatro dei Pupi rappresenta la chanson de Roland, l'Orlando Furioso, nasce in Francia, però poi si sviluppa specialmente nel sud dell'Italia e trova, diciamo, da Bologna a Roma in giù i più grandi interpreti e trascrittori di questa storia. In Sicilia diventa un'arte che si sviluppa attraverso i Pupi. Questa mostra in banca per me è stata un'occasione bellissima per portare al di fuori degli spazi tradizionali appunto questi miei sentimenti, il mio mondo dei colori, il mio mondo delle immagini. So che è stata molto apprezzata ed è un modo per miscelare, se vogliamo, gli interessi o pensieri economici con il mondo dell'arte, il mondo dei colori, il mondo della fantasia. Io ringrazio che insomma ci sia la possibilità anche di unire, come dici tu, l'economia e unire anche l'arte. La mostra, secondo me, ha avuto un ottimo successo perché parecchie la nostra clientela si sofferma, fa dei commenti che sono tutti quanti positivi da quello che ho potuto constatare e apprezza veramente lo stile che, diciamo, particolare e unico dell'artista. È da anni che facciamo questo, noi quando un artista, diciamo, decide, ci propone di esporre le proprie opere presso i nostri locali, lo riteniamo un regalo. Affacciati, tu sei la vita mia, senti sta sirenata, io canto pittia, la notte complici e la luna di Dalia, cielo io canuli stidi che aspettano a tia, Biduza affacciati. Come quando nasce un suri, improvviso a primavera e porta all'amore. Biduza affacciati, non c'è di risto me cori, questi noti e sti paroni ti voglio parlare. Viriti chi si più bella, non suri di umari. Sentimi, che facciasti tu mia, senti sta sirenata, mio canto pittia, non c'è che un noti ormai, ogni cosa è melodia, stocchi tuoi ti incero l'aria, d'azzurro è poesia, Biduza mannami, un sospiro commuente. Cori e non mi dura vento, Biduza cercami dopo sta serenata, si cominciò la nostra vita da chi sta nottata, non tu dormi chiusa notte, s'arresta facile.
facciata. Vidussa, cercami dopo sta serenata, sicur già una roscia vita la ghista nuttata. Dormi chiusa notti, s'arresta facciata.